problema che so vedi è assolutamente prioritario per noi, nel senso che la lotta alla mafia, come la lotta a qualsiasi tipo di criminalità organizzata, sono dei mali che in un paese soprattutto piccolo come San Marino, che contemporaneamente diciamo attrattivo per certi tipi di organizzazioni, è un problema che si è, diciamola tutta, 10 anni fa non pensavamo minimamente che fossimo diciamo diventati fino a questo punto di tutte le cronache degli ultimi anni hanno dimostrato che sbagliavamo di grosso. Il punto è che per quanto mi riguarda, chiaramente questo è un punto che affronteremo tutti insieme e ripeto, come hanno detto benissimo i miei amici, chiunque voglia darci una mano anche su questi temi è il benvenuto. Detto questo, dico la mia personalissima opinione, ovvero che una lotta di questo tipo si deve iniziare dalle fondamenta, perché hai detto benissimo, strappare diciamo, la parte alta senza togliere le radici non serve a niente. Uno dei metodi sicuramente che vanno adottati il prima possibile è quello della trasparenza, la trasparenza più completa e totale su più sui soldi, su come vengono utilizzati gli strumenti pubblici, su come vengono spesi, deliberati dal segretario di Stato, su come vengono insomma, gestiti i soldi in questo paese. Una volta che noi diamo la possibilità alla gente, al popolo, di controllare come vengono spesi i soldi, di conseguenza tutto diventerà molto più facile anche poi nell'andare a individuare dove ci sono diciamo, criminalità o illeciti. Chiaramente se non abbiamo gli strumenti per individuare o per capire come girano i soldi è sempre più difficile poi andare sempre a risolvere il problema quando c'è già stato il patatrac e quindi non si fa più niente. Quindi la trasparenza è uno dei nostri capisaldi, è uno dei 10 punti, è una delle cose più importanti per noi perché appunto crediamo che in questo paese se c'è una cosa che negli ultimi 10 anni, 20 anni è mancata è proprio la trasparenza sui soldi. Grazie. Scelto come capisaldo principale della nostra azione politica, però il programma è assolutamente più vasto, cioè avremmo dovuto fare, sì, dico 1000 probabilmente, perché i punti del nostro programma sono un'infinità. Sono tutti assolutamente motivati da cioè, realizzarli. Noi diciamo sia cosa vogliamo fare che come vogliamo fare. Il problema sulla criminalità, sulla giustizia, sulla sanità, come ha detto Andrea, non è il cosa fare. Lì cioè, è chiaro che la magistratura la vogliamo indipendente, vorremmo anche le intercettazioni subito, non capisco perché ci mettono 2 anni ad attuare una legge che esiste già. Il problema è che non abbiamo le capacità tecniche per il momento di dire come vogliamo farle, quindi finché noi non siamo pronti a dirvi e a dire a noi come vogliamo fare una cosa, preferiamo lasciarla fuori dal programma invece di dire bazzanate o banalità come fanno i partiti che fanno la lista della spesa. Quindi di portare avanti questo movimento, noi siamo apertissimi a discutere purché ci sia il presupposto essenziale della credibilità della persona, perché crediamo sia una cosa fondamentale in politica. E però ci rivolgiamo alle persone, cioè è un movimento civico che vuole coinvolgere i singoli, vuole che ognuno metta la faccia per il suo paese, che dovrebbe essere poi la politica, però veramente è così. Quindi ragionare in termini di alleanze tradizionali, con partiti tradizionali, mettersi insieme per raggiungere un certo numero di voti, qua non ci interessa. Bravo. Assolutamente. Vorremmo agglomerare forze per portare avanti le nostre proposte. Noi fra le nostre proposte ci sono una serie di punti precisi. Però la sorveglianza, come ha detto lui, sì. Il senso è rivolgersi ai singoli per tirarli verso di noi, quindi per cercare di coinvolgerli in questo progetto, ma anche perché se qualcuno vuole mettere in piedi qualcosa di nuovo, io ho sentito parecchi, anche alcuni esponenti politici, spendersi dicendo che ci vorrebbe qualcosa di nuovo e coinvolgente da contrapporre al gruppone, no? che si sta profilando. Noi siamo già qualcosa di nuovo, quindi se qualcuno vuole fare dei passi nei nostri confronti, noi non siamo schierati ideologicamente,
anche perché riteniamo, come abbiamo detto sempre alla conferenza stampa, che le ideologie oggi non esistono, non hanno più senso da tempo e non esistono più. Per cui, se si vuole partire qualcosa di nuovo, noi siamo disponibilissimi. Confermo il ringraziamento, perché naturalmente c'è un movimento che è nato da poco, ha comunque lavorato in questi mesi precedentemente a questa serata in maniera importante, perché ci incontravamo le prime sere che eravamo veramente poche persone e poi naturalmente i nostri progetti hanno per noi fatto il resto, nel senso che abbiamo comunque lavorato con un metodo nuovo, la volontà è quella di approcciarsi con un metodo nuovo e quindi con questo rispondo anche un po' alla domanda di Anselmo, cioè la nostra caratteristica sarà la partecipazione, mi sembra che anche questa sera sia venuto e sia emersa questa cosa, nel senso che cerchiamo comunque le proposte e le idee della cittadinanza. All'interno della cittadinanza naturalmente ci sono anche i vari movimenti. Io condivido le preoccupazioni che sono sorte da questa problema, nel senso che è vero, ci sono tantissimi movimenti che talvolta rappresentano magari in maniera non del tutto identica la stessa cosa, cioè un malcontento evidente verso la classe politica attuale che, parliamoci chiaro, ha fallito, ha veramente ottenuto poco di quello che ha veramente seminato. Se noi partiamo da questo presupposto, naturalmente potremmo costruire un movimento intero di antipolitica abbastanza evidente. Però il civico 10, che appunto si apre verso gli altri movimenti, vuole essere qualcosa di diverso. Vuole porre davanti a tutto il resto i progetti, i programmi e le proposte. Perché spesso e volentieri, e io penso che noi ne siamo sicuramente protagonisti, ci si è recati nelle varie serate pubbliche dove partecipavano diversi movimenti, diversi personaggi che appunto manifestavano il loro malcontento, ma non si parlava di proposte e di programmi. Questa è la vera alternativa, l'alternativa delle proposte e dei programmi. Io questa sera, e lo abbiamo detto, ci piacerebbe parlare di alcune proposte, di alcuni 10 punti che abbiamo sfilato, da qui che si riparte. E la grande innovazione sarà nella cittadinanza. Noi abbiamo fatto il nostro, ci abbiamo messo la faccia, abbiamo parlato, abbiamo lavorato per dei programmi. Ora tocca anche alla cittadinanza, che spesso e volentieri ha lavorato per il rinnovamento, ha parlato di rinnovamento, ma non ha mai ottenuto il rinnovamento, perché bisogna parlare molto molto chiaro sotto questo punto di vista. La cittadinanza ha sempre assecondato la volontà di cambiare, poi però quando è stato il momento di cambiare, lo sappiamo tutti quando è il momento di cambiare, quando è la massima manifestazione della democrazia, purtroppo il conservatorismo è stato abbastanza evidente. Civico 10 abbiamo 10 punti, un programma ben definito e abbiamo la grande voglia di aprirsi anche ai vari movimenti. Noi, e lo dico a chi questa sera ha già avuto le pubblicità, ci apriremo, non ci chiuderemo, non arretreremo, lavoreremo per una vera alternativa. L'alternativa che sta nella cittadinanza, nella volontà, io dicevo, sono membro di giunta. Noi, come le giunte di Castello in questo paese, hanno un ruolo, secondo me, importantissimo, che non viene tutelato abbastanza. La vera volontà di cambiare parte, e lo sottolineo, è concludo, dalla cittadinanza. La volontà della cittadinanza, il passaggio che dobbiamo, tramite questi movimenti, rappresentare è proprio questo. La popolazione deve fare quel passo avanti, magari aiutati da questi movimenti, a prendere la volontà di cambiare e la volontà di incidere su questo paese, perché naturalmente altrimenti abbiamo 70 consiglieri, non sono 60, sono 70 consiglieri
che naturalmente si trovano all'interno di un palazzo del governo e spesso e volentieri si sentono, diciamo così, legittimati da tutto, dal voto popolare che gli ripremia ogni qualvolta, ogni 5 anni, altri 3 anni, perché spesso volentieri cambia il governo. E infatti noi abbiamo la proposta che la legislatura dovrà essere diminuita, oppure diamo un potere al Consiglio Grande Generale e al Congresso di Stato, gli ridiamo il potere, perché spesso volentieri si vedono delle libere scandalose e, sono, e la riprova è stata data anche in questi giorni. Ragazzi, prendiamoci in mano e cambiamo tutti insieme, altrimenti rischiamo veramente di avere quella diffidenza che non fa mai bene. E questa sera, secondo me, questo collegamento che noi non vogliamo assolutamente mettere fra noi due è stato anche rappresentato da questa disposizione. Cerchiamo di accompagnarci insieme per un vero cambiamento, parliamo di proposte. Poi delle proposte, naturalmente sarete contrari o sarete consapevoli della bontà della nostra